La caccia ai fantasmi sembrava già aperta perché l'Ossise, con un colpo di spugna ad una manciata di minuti dalla fine, aveva azzerato completamente il 3-1 del San Sabino. Prima il gol di Mareddu su calcio di rigore agli sgoccioli della prima frazione, poi a ripresa inoltrata quello di Zinellu. Barletta quindi virtualmente fuori dalla Coppa Italia Dilettanti. Il tappo della tensione salta definitivamente quando Pataciola si lascia andare a qualche scenata di troppo e ritarda volontariamente la sua sostituzione. A cambiare le carte in tavola, però, ci pensa Manuel Visani, bravo a raccogliere un cross di Vicedomini e a mettere alle spalle di Cherchi. Il karma dunque riesce a fare il suo corso e la rete dell'ex Sansevero arriva a 2 minuti dalla fine, proprio come quella di Chelo nel match di andata. Uno scherzo del destino che condanna l'Ossese all'eliminazione ad un passo dal sogno e consegna il pass per la finale al Barletta. Ad attendere i biancorossi ci sarà il Salso Maggiore che nel doppio confronto ha superato il Ciliverghe. Le sorti delle altre pugliesi intanto non sono più legate al destino del Barletta in Coppa Italia Dilettanti. Lo stop è arrivato direttamente da Roma e dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nessuna promozione diretta del Martina dall'eccellenza alla Serie D in caso di successo in finale dei biancorossi. È Corato Sava in ottica playoff nazionali che rischia di essere un'amichevole agonistica e nulla più. Nella scala delle priorità, al primo posto c'è la finale regionale contro il Martina, che con ogni probabilità si disputerà domenica 8 maggio. Successivamente, invece, toccherà all'ultimo atto della Coppa Italia Dilettanti, la data cerchiata in rosso sul calendario potrebbe essere quella del 14 maggio. La strada è tracciata, il Barletta avrà due opportunità per raggiungere la Serie D.